Corpaccio Barletta ora veramente a ridosso della zona playoff, sconfitto per la terza volta in casa invece il Corato, che non riesce proprio a venirne a capo di una situazione preoccupante. Questa volta la gioia è tutta dei biancorossi scesi in campo in maglia nera che espugnano il prato del comunale con il punteggio di 1-0, collezionano il quarto risultato utile consecutivo, due vittorie ed altrettanti pareggi, e danno una consistente sterzata alla propria avventura nel campionato di eccellenza. Partita, quella valida per la nona giornata maschia, è caratterizzata da grande nervosismo. Il Barletta recupera per la panchina Telera, reduce da un infortunio, confermati al centro della difesa Aprile e Bruno, per il resto spazio all'11 annunciato. Il Corato, alla prima sconfitta dalla gestione Zinfolino, deve rinunciare oltre a Lungo, De Gente e Leuci tra i pali anche due pedine importanti come De Santis e Morra. Ospiti pericolosi già dopo un minuto, lo specialista Scialpi non bada ai fronzoli su calcio piazzato, ma la traversa gli nega la gioia del gol d'autore. Replicano i padroni di casa con due colpi di testa, il primo è di Manzari, il secondo porta la firma di Sguera, uno dei tanti ex di turno, ma il risultato è identico. Cresce il Barletta, gran palla di Scialpi per Varsi che conclude male sul primo palo, il gol del vantaggio arriva a metà frazione, corner dello stesso Scialpi e colpo di testa vincente di Il Russo al secondo centro consecutivo, dopo quello di Biceglia con l'Unione Calcio. 1-0, insiste la squadra di Franco 5, sugli sviluppi di un corner battuto dallo stesso Scialpi, Diomandé conclude di poco a lato con il destro, schema d'angolo dalla parte opposta anche per il Corato, ma la conclusione di Sisalli, altro ex da dimenticare, è prima del riposo. Il giovane D'Angelo, classe 2000, azzarda l'uscita e rischia tanto sul pallonetto di Negro, ancora un ex che si perde sul fondo. 1-0 Barletta all'intervallo, la ripresa si apre ancora nel segno degli ospiti, lo Russo sceglie la soluzione in lob a scavalcare l'estremo nero-verde, ma non c'entra lo specchio, contropiede dei biancorossi, Negro controlla magistralmente, entra in area avversaria e dimostra grande altruismo servendo lo Russo, che però si fa anticipare dall'ottimo Cannito. Altra chance per il raddoppio a metà frazione per l'attaccante dei barlettani, che però perde l'attimo buono davanti a D'Angelo, poi sugli sviluppi dell'azione il palo a salvare i padroni di casa, sulla conclusione di Varsi a botta sicura. Prova a scuotersi la squadra di Zinfolino sugli sviluppi della punizione calciata da Sisalli, Zinetti alza troppo la mira, poi è lo stesso difensore nero-verde a 10 minuti dal 90° a commettere fallo e a beccarsi il secondo giallo. Barletta in superiorità numerica, Barletta che sfiora il gol su punizione con Scialpi, superlativa questa volta la replica di D'Angelo. Nel finale poi finisce anzitempo sotto la doccia anche la macchia che ferma così Sguera e si prende la seconda ammonizione. Parità numerica ristabilita, succede poco o nulla sino al triplice fischio, compresi i minuti di recupero, il Barletta si porta a due sole lunghezze dalla zona playoff, il Corato invece perde ulteriormente quota dall'alta classifica. Le due squadre si ritroveranno di fronte il 15 e il 29 novembre per la doppia semifinale regionale di Coppa Italia Dilettanti.